eccezioni su chi si può candidare e chi no, abbiamo una legge non facile da capire, ma c'è. Non sono candidabili a regioni e enti locali i condannati in primo grado, non sono candidabili a Camera e Senato invece i condannati in via definitiva a pene superiori ai 2 anni per reati come associazione per delinquere, terrorismo, corruzione, peculato, eccetera. Quindi nel rispetto delle leggi oggi troviamo Paolo Romani. Nel 2012, da assessore all'urbanistica del comune di Monza, aveva in dotazione un cellulare che però usava la figlia. In 2 bimestri 9.800 euro. Scoperto, li restituisce, ma il fatto resta. Recente la condanna in via definitiva per peculato, ma sotto i 2 anni, per cui oggi è capolista al Senato. Domenico Scilipoti, condannato in via definitiva per aver prodotto documenti falsi pur di non pagare un debito, oggi si presenta al Senato. Salvatore Sciascia, condannato in via definitiva a 2 anni e mezzo per tangenti alle Fiamme Gialle nel 2001, riabilitato nel 2005, oggi è candidato al Senato. Condanna invece in primo grado, per cui il problema non si pone proprio, per Umberto Bossi, 2 anni e 3 mesi per aver usato i rimborsi elettorali per fatti suoi privati, candidato al Senato. Roberto Formigoni, a 6 anni, è interdetto dai pubblici uffici per corruzione, candidato al Senato. Ugo Cappellacci, 2 anni e mezzo per il crack della Sept Italia, capolista alla Camera. Antonio Angelucci, 1 anno e 4 mesi per falso e tentata truffa, candidato alla Camera. Urania Papateo, 1 anno e 6 mesi per aver sperperato i soldi dell'ex ente fiera di Messina, oggi capolista al Senato. Michele Iorio, condanna in secondo grado a 6 mesi e 1 anno di interdizione per abuso d'ufficio, è decaduto da consigliere regionale del Molise, ma può candidarsi al Senato. E se adesso saranno eletti, andranno a gestire la vita del Paese, che non ha purtroppo molta fiducia nelle istituzioni. Allora vale la pena di fare una considerazione. Vale di più il diritto del singolo o l'istituzione che quel singolo andrà a rappresentare e sulla quale non devono cadere ombre? Ma qui si rientra nella sfera dell'etica personale e del senso di responsabilità dei partiti, che non può essere regolamentato per legge. Ecco, se vogliamo confrontarci, vediamo qualche esempio. Nel 2014 il ministro della cultura inglese Maria Miller si è dimessa e poi è sparita dalla scena, e il motivo era aver usato denaro pubblico, 5.800 sterline poi restituite, per i suoi fatti personali. Nel 2013 il ministro dell'istruzione tedesco Chavan si è dimessa dopo che è saltato fuori che 30 anni prima aveva copiato la tesi di laurea. 10 giorni fa invece si è dimesso il ministro degli esteri olandese Zylstra perché è saltato fuori che aveva raccontato di aver incontrato 10 anni fa Putin e invece non era vero. Poi magari di balle può essere che ne abbia raccontate anche qualcun'altra, però noi sul tema siamo veramente insuperabili e tuttavia stiamo parlando di paesi dove il senso dello Stato è un po' più alto.